Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100% bianconera. Noi praticamente non si giocava per la maglia, si giocava per un ideale, non, e quindi per noi era un calcio vero perché amavamo la Juventus e giocavamo per questa società. Prima si parlava sempre di questo stile Juventus, è importante lo stile Juventus. Io penso che un calciatore deve averlo dentro di sé, lo stile, deve essere una persona per bene in un mondo del calcio che praticamente delle volte lo richiede. Quindi la Juventus forse in quel periodo, io parlo per il periodo che ho giocato io, esisteva questa frase storica, è stile Juventus. Io penso che uno stile lo debba avere il calciatore, di educazione, di comportamenti, e poi magari era preteso anche dal presidente Boniperti, che pretendeva un certo ordine, ma penso che ognuno di noi deve avere un suo stile di educazione e di comportamento. Io un bel ricordo di Boniperti, se avessi fatto l'allenatore avrei voluto un presidente con me come Boniperti, perché è un esperto di calcio, ha giocato al calcio e quindi sa capire le problematiche anche che ha un calciatore, magari può anche aiutarlo, come ha fatto spesso con noi quando giocavamo ed era prodigo di consigli. A proposito di contratti, come tu dicevi, i contratti erano, lui voleva chiuderli un'ora, un'ora e mezza, noi eravamo dei bravi ragazzi, si può dire, modesti, e lui li chiedeva un'ora e mezza perché voleva così, e delle volte però a me mi è successo di dover anche prenderci un pochino su questi contratti, perché un anno mi ricordo perfettamente come se fosse ora, un anno gli chiesi un pochino di più di soldi e lui si arrabbiò e mi disse questa testuale frase: non sei mica Beckenbauer. Allora a quel punto lì io mi alzai e me ne andai, e poi però si mettevano d'accordo con un altro personaggio che per me era molto importante nella Juventus, ed era Pietro Giuliano, il dottor Pietro Giuliano, e che lui ci mandava via magari, e poi magari Pietro Giuliano fuori e ci riprendeva e ci cercava di calmarci, di tornare dentro per ridiscuterne. Da tifoso juventino, trovarmi alla Juventus per 16 anni e fare la carriera che ho fatto, mettere la firma un'altra volta. Questi grandi successi vuol dire grandi sacrifici, perché ho fatto io dei grandissimi sacrifici per stare 16 anni alla Juventus, e rimettere la firma per rifarli nuovamente.